C'è una valigetta. Bene, apriamola. La sua cassetta è la numero 512. Si ricordi che ci vogliono due chiavi, signore. Grazie. Prego. Sono veramente 2 milioni di dollari. Almeno questi li abbiamo trovati. Ma da dove possono provenire? Terry, non so bene come dirtelo, ma il socio di tuo padre ha accennato a una considerevole somma che mancava dal conto della compagnia. No, lui non l'avrebbe fatto. Lo so che papà viaggiava molto e faceva la bella vita, ma rubare al suo stesso socio. Le banconote sono ancora nuove. In questa quantità sarà facile controllare i numeri di serie per scoprire quale banca le ha emesse e chi le ha ritirate. Scusatemi. State indietro. Le vorrei ricordare che c'è una telecamera sempre accesa oltre quella porta. Lei prenderà quella valigetta e uscirà con me, signore, con l'aria di un uomo felice, che crede di vivere a lungo. E voi, signore, restate qui. Se volete che il vostro amico resti in vita. Amico, belli capelli, indigeni autentici, fatti a mano. Amico, 5 dollari, prendete un capello, su, amico. Mi dia la valigetta. Belli capelli, eh? Forse li vogliono anche i miei amici. Ehi, amico, grande affare per te. Ehi, capo, belli capelli, 3 per 1 dollaro, fatti a mano. Vattene via, non mi interessa, non li voglio. Ehi, amico, aspetta un attimo, ti piace? Guarda, stai bene. Ma perché t'arrabbi? La valigetta! Tranne il denaro. Prima di morire, Sloan ha detto che la lista era col denaro. Deve essere per forza qui. La lista è qui. A meno che non ci fosse qualcos'altro che avete lasciato alla ragazza. È possibile che abbiano tolto qualcosa dalla valigetta. Mentre erano all'interno della saletta non potevo vederli. Se non troviamo la lista non abbiamo altra scelta che sequestrarla. Che facciamo di quelli insieme a lei? E da quando ci preoccupiamo delle autorità locali?
Li corrompiamo o li ammazziamo. Ora portate la valigetta ai nostri tecnici. Dite loro di esaminarla con la massima attenzione. Che succede? Cos'erano quegli spari? Cosa vi ha preso tutte e due? Cercate di svegliare i morti. Di qualcosa, idiota, ti comporti come se... Attento! Ho seguito i nostri amici in un magazzino e non mi è sembrato che fossero interessati al denaro. Vogliono qualcosa d'altro. Allora il segreto sarà morto con lui. Chissà. Proviamo a ripensare al contenuto di questa busta. Dunque c'era una chiave, un biglietto aereo per Nassau, un messaggio, una banconota nuova di zecca da $100 e basta. C'è qualcosa che non afferriamo. È tutto a posto con questi soldi, Jonathan. Banconote nuove... vere e mai state in circolazione. Come la banconota che Terry ha in quella busta. Terry, fammi dare ancora un'occhiata a quella busta. Grazie. Allora, da dove viene questo? Ci sono altri $2 milioni. Perché i russi erano così seccati? Forse manca una parte del denaro. No. Queste sono certamente 200 mazzette da $10,000 ciascuna. In totale fanno $2 milioni. Vediamo un po'. Chi sapeva che eravamo in quel club privato? E chi sapeva esattamente a che ora saremmo andati in quella particolare banca? Il socio di mio padre. Già, esattamente. Forse dovremmo chiamare la polizia. Ma non siamo noi la polizia. Ok. I russi volevano sapere che c'era nella valigetta. Ma non erano particolarmente interessati al denaro. Credo sia ora di offrire a qualcun altro l'opportunità di darle un'occhiata. Non vorrei che ce ne stiamo ad aspettare di essere derubati di nuovo. No. No, niente affatto. E io non credo che siano entrati lì e vi abbiano rubato il denaro. Per chi mi prendete? Per un idiota. Perciò o uno di voi torna qui con il denaro e la lista o scoppierà una guerra. Sì, Sipes. Fateli entrare. Prova. 1, 2, 3. Sì, Sipes. Devo venire fuori. E perché? No, li voglio qui dentro. Va bene, ok. Che ne pensi della prigione? Già. Tu preferiresti ritornare dai tuoi amici, eh? Buongiorno. Sono contento che siate venuti. Ero preoccupato. È meglio entrare, fa troppo caldo. Buongiorno anche a te. Mio padre mi ha mandato una cosa, signor Sipes, ma non voglio mostrarla a qualcuno di cui lei non si fidi. Non c'è nessuno qui di cui non mi fidi. Siamo una famiglia. E va bene. Penso che dovrò affidarmi al suo giudizio. Bene, andiamo. Quanto stiamo per dirle deve restare strettamente confidenziale? Non c'è nessuno tranne noi. Ma che bel pappagallo. Sa parlare? Un pochino. Sammy, di buongiorno alle signore. Di buongiorno, coraggio.
Prova, prova, uno, due, tre, prova, prova, uno, due, tre. E che sta dicendo? Non lo so. Prova, diventa uno, vecchio. Due. Senta, come mai questa segretezza? Forse ha a che fare con la morte di suo padre? Diceva che stava cercando dei soldi sperimentali. Li avete trovati? Due volte. Non riesco a capire bene. Li abbiamo trovati e poi li abbiamo persi. Oh mio Dio. Ma li abbiamo ripresi. Grazie al cielo, vi sono davvero molto grato. Non è tutto qui, Arnie. Perché mi avrebbe mandato la chiave se il denaro non gli apparteneva? Eh beh, un uomo fa tante cose, se ha paura, oppure se è colpevole. Ti avrà mandato un messaggio, immagino. Sì. Posso vederlo? Da dove viene questo? Ci sono altri 2 milioni. Sta cercando qualcosa. Un indizio su cosa aveva in mente quando... quando si è preso il denaro. Mio padre non l'avrebbe mai fatto. Mi dispiace, avrei voluto usare un altro modo per dirtelo, ma hai detto che vuoi sapere la verità. Si è rivolto alla polizia. Voi parlavate di segretezza? Beh, temo che dirò qualcosa che vi sorprenderà. Lo avreste saputo prima o poi. Credevi che tuo padre fosse nelle importazioni, ma non lo era. Ma cosa stai dicendo? Tuo padre lavorava per la CIA e io ero il suo superiore. Questo potrebbe spiegare cos'è successo. Lei sa perché? Perché è morto? No. Tuo padre si era messo in un guaio. Qualcosa è andato storto nella sua vita. Non lo so che cosa. Droga, donne, ma aveva bisogno di soldi. Per me è sempre più difficile crederci. La prego, continui, signor Sykes. Prese del denaro dal nostro... conto di riserva speciale, una specie di fondo governativo di emergenza. E l'ha dato a te. Allora sono soldi del governo. Vorrei che potessi tenerli, ma puoi chiamare la banca, controlla. Frank Langford può confermarti quanto ti ho detto. Non capisco come faremo a scoprire qualcosa così. È un vecchio trucco della polizia, Terry. Ora tocca al signor Sykes muoversi. Ma come facciamo a sapere cosa fa? Se te lo dicessimo, forse non capiresti. Una bella fortuna. Abbiamo avuto i soldi senza nessuna fatica. Non cantare ancora vittoria. Se non troviamo quella lista, siamo al punto di partenza. Accidenti. Non posso crederci. Deve essere qui. Lasciami dare un'occhiata. Se non è qui, deve essere nella busta che ha inviato alla ragazza. Cosa diceva il messaggio? Qualcosa sul resto del denaro che era in banca. E controllare, Frank Langford può confermarti quanto ti ho detto. Da dove viene questo? Ci sono altri 2 milioni. Io lo so che è qui dentro. Proprio sotto il nostro naso, dove poteva prenderla subito. 2 milioni! 2 milioni! 2 milioni di dollari! 2 milioni! Questo uccello sta facendo troppo il furbo per me. Direi che una sparatoria è l'ultima cosa che vogliamo in questo momento. Peccato. La perdita di un uomo come Sloan mi ha messo voglia di fare un po' di tiro al bersaglio. Buongiorno, simpaticone, buongiorno! La mando giù al laboratorio. Forse c'è qualcosa che ci sfugge. Non può essere una cosa tanto sofisticata. Sloan non ne ha avuto il tempo. È scappato perché ha avuto paura. Paura? Dai, che cosa poteva spaventare un uomo come Sloan? Lui era il migliore. Avrei messo la mia vita nelle sue mani. Ma non hai ancora capito. Si è venduto. Sloan? Non ci credo. Neanche io ci volevo credere. Abbiamo perso 2 uomini per questa lista. Ha cercato di venderla ai russi. I russi non comprano, loro prendono. Così è fuggito. Ha preso il denaro del fondo speciale quando si è reso conto che non poteva sfuggire ai russi. E che ne è della lista? O la ragazza segue le istruzioni di suo padre e fa la gnorri aspettando che i russi la paghino, oppure non sa davvero dove sia. Comunque sia, i russi la uccideranno. Brutto affare. Già, abbiamo perso la lista per sempre. Mi riferivo alla ragazza. È stato suo padre a intrappolarla, non è colpa nostra. Beh, senti, mettiamo via questi soldi e andiamo a mangiare. Ma dove diavolo sarà, Jesse? Andiamo a cercarlo, No, Jonathan ci ha detto di stare qui. Ah, bene, deve essere lui. Dai, lasciatemi! Mi lasci! Dai, lasciatemi! Ormai è finita la sua. Mi sto dissanguando.
Non ti stai dissanguando, Tai, è solo una ferita superficiale. Per te è facile dire così, non è tuo il liquido vitale che se ne va. Tai, siamo in grossi guai. Chissà.